Buongiorno. Salve. Buongiorno, siamo dei Movie News. Abbiamo un appuntamento con il regista Martini. Ah, sì. Prego, faccia strada. Avanti. Dottor Martini, sono arrivate le ragazze del Movie News. Ah, bene. Prego, accomodatevi. Grazie. Salve, ragazzi. Stavo aspettando. Buongiorno. Accomodatevi. Dunque, innanzitutto la ringraziamo per averci concesso questa intervista. Figuratevi, è un piacere. Ci perdoni la banalità della domanda, ma si ritiene soddisfatto del suo ultimo lavoro? Direi di sì. Soprattutto perché ho avuto modo di affrontare un tema rilevante, qual è quello della sicurezza stradale, nella chiave espressiva che cercavo. Ah, interessante. Ce ne parli allora. Ho trovato una fabula in cui era già possibile vedere la realtà che intendevo rappresentare. In questo testo mi ha interessato particolarmente il conflitto, un conflitto interno. La storia, infatti, sembra essere una parodia dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Tema dello sdoppiamento. Lo scopo, infatti, è quello di dimostrare, tra satira e fantasia, come un cittadino qualsiasi, a modo onesto, possa diventare, soprattutto se ha bevuto, un altro, un mostro, quando è alla guida della propria auto. Come tutte le mattine, il signor Cecco è puntuale nel suo ufficio. Egli è una persona molto a modo, tanto che gode della stima del suo capo e dei suoi colleghi. È considerato un avvocato modello, perché, oltre a non aver mai perso una causa, è una persona integra, che infonde un senso di diritto, di rispetto delle regole a chiunque abbia la fortuna di conoscerlo. Veste molto bene e naturalmente possiede un'ottima dialettica. Insomma, ha tantissimi pregi e un solo difetto. Ama il bere. Quella mattina il lavoro è scarso e approfittando di una pausa più lunga del solito, Cecco e la sua collega Tiziana decidono di andare al bar per un aperitivo. Buongiorno, cosa prendono? Proviamo un succo di frutta. Un black and white doppio. Ma tu chi sei? Sono il signor Guai, ma tutti mi chiamano il terrore della strada. Oddio, ma che fai? Ma che fai? Vai piano! Vedi quel segnale? Indica
alla velocità minima 30 all'ora. Ma sei impazzito? Vedi quello stop? Dove ci passeremo a velocità? Passiamo, attento! Sapete, ragazze, non posso svelarmi com'è. Certo, comprendiamo. La ringraziamo comunque per la sua cortesia. Alla prossima, allora. Posso offrirvi da bere? È molto gentile, ma... no, grazie. Arrivederci, allora. Arrivederci. No, aspettate. Scendo anch'io. Arrivederci e grazie ancora. Un mostro, soprattutto se ha bevuto. 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 Un mostro. Soprattutto se ha bevuto. Alla guida della propria